lei vede, qui abbiamo il monitor dove si vede la piazza di Giussano. Pronto Giussano, pronto Giussano, state apparendo sui nostri schermi. Entriamo invece adesso in collegamento con gli avversari di Giussano. E anche questa settimana ci sono arrivate numerosissime lettere. Io vorrei perciò rispondere al nostro amico Michele Aurora, fondatore e animatore del Circolo dei Castori di Taranto. Questa sera, attenzione, il nostro oggetto misterioso è dedicato agli abitanti di Latina. Per rispondere a Francesco del Franco d'Avellino, che mi aveva chiesto cosa è l'Ambrosiana. Ecco, adesso siamo nell'ingresso della biblioteca Ambrosiana. Pace e bene a tutti. Ho riunito qui tre lettere che mi sono giunte durante l'estate da tre telespettatori, uno di Imola, l'altro di Vicenza e l'altro di Genova. Pronto, da dove chiama? Pronto? Pronto? Sì, ci dica. Renzo, quello è un orologio. Ci dica. Sta a Ginevra. Mi dispiace, ho sbagliato, grazie, arrivederci. L'albero svizzero si è abbattuto, benissimo, un secondo punto per gli svizzeri. Per il Belgio, Sehan. E questo è il punto più importante. Da dove hanno chiamato, signora? Ma hanno chiamato un po' dappertutto. Da Milano c'è una persona interessata a Travezzo. Manca sapere il numero esatto di questi fagioli. Eccole qua. Pronto? Pronto? Chi parla? Antonietta da Poggi Bonzi. Antonietta da Poggi Bonzi. Che suggerimento potresti dare a Rai 1 per fare un programma per i bambini? Vedete intanto il numero del televoto, quando sarà il momento bisognerà comporre lo 08786 più il numero delle miss da 001 a 100. Scriveteci un messaggio usando l'hashtag SocialKing. Peppe ci scrive come si fa il check-in. Basta andare sul nostro sito e scaricare l'applicazione gratuita CheckKing. Poi basta inquadrare il QR code abbinato ad ogni singolo concorrente. Diteci che vi piace su Facebook, visualizzatelo su YouTube, fate check-in sul suo QR code. Salvatore, ce l'ha uno spray? Così magari, Antonio, vogliamo simulare, ce l'hai il sito del... Simuliamo come deve fare un cittadino a fare la denuncia dello spreco. Che spreco vuole denunciarci, Salvatore? Buongiorno, benvenuti a Socialtainment, come, dove, quando della Social TV. Io sono Giorgio Fontana, sono un consulente, faccio parte del Comitato Scientifico di Media 2000, che è una rivista del settore comunicazione.
siamo qui in compagnia di cinque personaggi importanti nel mondo social mediatico e nel mondo televisivo, in particolare i due maggiori player italiani della televisione sono rappresentati questa mattina. La RAI in particolare ci ha fatto l'omaggio, una chicca, ci ha permesso di vedere un loro contributo intitolato esatto, che è una produzione interna curato da Chiara Ferrigno, che è anche qui in sala, quindi se vorrà poi magari spiegarci anche il concept, che però mi sembra molto chiaro e anche molto elegante, di questo contributo, che è poi la storia dell'interazione tra gli utenti e il broadcast, quello che fino ad oggi è ancora il broadcast. L'argomento che tratteremo è appunto la social TV e lo vedremo, almeno cercheremo di trattarlo, di vederlo negli aspetti fondamentali, quelli di come viene misurato, degli apporti tecnologici, dei format e dei contributi contenutistici, delle professionalità nuove che questo comporta, questo paradigma nuovo comporta, e poi anche di tutto l'aspetto del mercato, quindi quello che dà le risorse al sistema social TV, che continua sicuramente a essere il mercato pubblicitario. Vi presento ad uno i personaggi con cui dialogheremo. Oltretutto vorrei fare un esperimento magari un po' pericoloso, nel senso che se qualcuno di voi, mentre gli interlocutori parlano, vogliono interrompere per avere dei chiarimenti o comunque per conversare, fatelo, sentitevi anche in dovere di farlo, perché questa è la conversazione, cioè la conversazione, come ci insegna la televisione dagli anni 90 in poi, è interrompere, cioè, se no non è conversazione, ovviamente, quindi interrompete, giusto? È la prima volta che sento esporre così chiaramente questo concetto fondamentale. Bene. Tu vedi della gente che partecipa volontariamente a dei dibattiti televisivi, talk show, il sale del talk show è l'interruzione, quando non è tra loro la deve fare il conduttore, ha inventato questo Costanzo, quindi non è l'esteso Costanzo, non è un'invenzione mia, e senti quelli che vanno lì e dico non mi interrompere. Io tutte le volte che sento uno che dice non mi interrompere, io che sei venuto a fare? Per esatto. Quello che ha detto Fontana adesso, ti ringrazio. Grazie. Questa formulazione poi me la scrivo perché vada. Abbiamo capito perché la pubblicità è conversazione. Esatto. È interruzione, esatto. Il principio della pubblicità è il principio di interruzione. Esatto. Infatti, per cui nel momento in cui avete avuto il placet di Paolo Liguori, interrompete.